Sala stampa dello Stadio Comunale Santa Maria, siamo col direttore sportivo Salvatore Di Simone. Direttore, buonasera. Buonasera Edoardo. Direttore, partiamo dal recente passato, dalla stretta attualità, dalla partita di oggi, lei al di fuori del rettangolo verde, che partita ha visto? Un primo tempo abbastanza sottotono, anche perché le motivazioni facevano parte della partita. Noi già vittoriosi da 6 giornate, loro alla ricerca di quella vittoria per poter entrare nei playoff. Primo tempo sottotono, ma nella ripresa ho visto i ragazzi si sono ripresi e al gol del vantaggio di Faricello poi la partita è stata in discesa. Direttore, siamo al termine di un campionato condotto magistralmente dalla società, dall'AC Santa Maria Carità, dal gruppo squadra e tutti coloro che ne hanno preso parte. Qual è stato secondo lei il momento cruciale, il momento in cui ha capito il campionato sarà nostro? Un mio pensiero personale è stato alla fine del girone di andata, il periodo a cavallo tra la fine del girone di andata e la prima di ritorno. Vincere con la seconda in classifica con il punto di svolta e poi dopo le festività natalizie andare e straripare a Frattamaggiore un 6-1 sempre con la seconda in classifica mi ha dato la certezza che questo campionato saremmo stati i veri protagonisti del girone. Direttore, Napoli Today le dice, le fa i complimenti per la stagione e le chiede se si aspettava un percorso così netto da parte della sua squadra in un girone comunque molto difficile. Al sorteggio del girone ero sinceramente un po' preoccupato. Il girone A, come già tutti sanno, il girone B è quello là napoletano, quello là diciamo piuttosto, però ero fiducioso. La squadra ha risposto bene, quindi con i nuovi inserimenti in un gruppo già solido, col mister già diciamo esperto della categoria, raggiungendo un terzo posto l'anno scorso, quindi ero fiducioso in un percorso importante, non su questi numeri, però importante sicuramente. Direttore, è appena finita l'ultima giornata di campionato. Il Santa Maria Carità forse matematicamente no, ha messo fine al campionato con quel di Barano lo scorso 4 marzo, è già passato un po', però guardiamo subito al prossimo futuro e ancora Napoli Today le chiede che prospettive ci sono per il prossimo campionato, considerate le ottime risposte del neopromosso in eccellenza quali Ercolanese e Capri. Non dobbiamo confondere le due categorie. L'eccellenza è un campionato importante dove le squadre sono tutte attrezzate per fare bene. Noi non ci faremo trovare impreparati. L'obiettivo nostro in questo momento è in qualsiasi girone, o andremo nel girone A o nel girone B, il nostro obiettivo è di fare un campionato, dico sempre, divertente. Ci dobbiamo divertire sempre con un misto di giovani importanti che vogliono fare bene e dei veterani che verranno qua a Santa Maria della Carità per diciamo, educare a questi giovani che andremo a scovare nelle varie categorie giovanili. Direttore, la contesto giusto un pochino, avrebbe qualche preferenza nei due gironi della prossima eccellenza? Tutti vogliono andare, almeno come sondaggio, tutti vogliono andare nel girone B perché lo ritengono leggermente, tecnicamente, un po' più basso di quello A. In questo momento non ho preferenze. In quello A sicuramente ci vorrà un budget elevato, maggiore di quello del girone B. Ci sono squadre più attrezzate, però se devo dire la mia, in questo momento non ho preferenze, quindi o il girone A o il B, il nostro obiettivo non cambierà sicuramente. Direttore, Stabia Cianelli chiede, prevedete una conferma del gruppo e dello staff tecnico che ha vinto il campionato? Dovrebbe essere riconfermato tutto in blocco, ma non è possibile. Un altro campionato, ci sono altri ritmi, nel mio gruppo ci sono tanti ragazzi che lavorano, quindi riducendo l'orario dell'allenamento alle 3, quindi molti sono impegnati, quindi bisogna rifondare la squadra, però qualcuno sicuramente sarà riconfermato, specialmente il gruppo dei giovani, gruppo 2002-2003 sarà riconfermato e in più andremo a rinforzare il gruppo over, non per mancanza di fiducia nei nostri, ma il gruppo questo qua ha tanti impegni, ha delle priorità importanti al di fuori del calcio, quindi dovremo intervenire sotto quel punto di vista. Direttore, abbiamo sin
fin dal lontano agosto del ritiro precampionato parlato di un gruppo importante, di un gruppo fatto da giovani importanti, giovani molto preparati, alcuni che arrivano da settori giovanili importanti, altri che già conoscevano il campionato, e da un mix di esperienze, da una statura molto importante. La prossima stagione prevedete quale sarà la linea guida del Santa Maria della Carità? Si punterà sulla linea verde? Sì, come già detto, noi nasciamo nei settori giovanili, il nostro intento è quello là, di farci divertire con i giovani. Ovviamente andremo ad affrontare un campionato molto molto difficile. Pensare di poter raggiungere un obiettivo importante solo con la linea verde è solo utopia. Prenderemo dei giovani interessanti, bravi, di prospettiva, ma allo stesso modo rinforzeremo il parco over di calciatori importanti di categoria, che ci darà il giusto equilibrio tra la linea verde e la linea, diciamo, di giocatori di categoria. Direttore, è ancora troppo presto, siamo soltanto alla fine di aprile, ora credo che anche lei si prenderà qualche giorno di pausa, come abbiamo capito anche dalle dichiarazioni ora in seduta stante, che sta già lavorando in maniera intensa al prossimo futuro. L'anno prossimo Santa Maria della Carità per la prima volta sarà sorteggiata nel campionato di eccellenza. Quanto dovremo aspettare? Ora la curiosità è tanta, no? Sia degli addetti ai lavori che della società che della città che si confronterà con un campionato che non ha mai fatto. Quanto dovremo attendere per avere, non ufficialità, ma un qualcosina, quanto potremo iniziare a sapere? In effetti io ho già il compito di, diciamo, mi sono già mosso per allestire questa squadra. Ho fatto dei sondaggi, ho avuto il lavoro facilitato perché sono 6 giornate di campionato che abbiamo già raggiunto la matematica, quindi muoversi in anticipo è sempre un vantaggio. La linea sarà sempre la stessa, l'obiettivo è sempre lo stesso in questo campionato, come già ho detto, di fare una salvezza tranquilla, di andare a prendere dei giovani interessanti. Quindi a livello di ufficialità non è possibile perché bisogna aspettare dopo il 30 giugno, però qualcosa già si sta muovendo e appena possibile darò qualche nome. Direttore, quindi da quello che stiamo capendo, cioè da quello che abbiamo capito, il tecnico Durazzo non sarà più il prossimo allenatore del Santa Maria della Carità, a cui comunque vanno i nostri ringraziamenti, anche li ho fatti io prima al tecnico personalmente per il triennio che ha concluso qui a Santa Maria della Carità. E direttore, sarebbe un'intervista da non concludere, perché ha fatto un qualcosa di importantissimo questa Santa Maria della Carità. Detto fatto, il presidente Doriano, la società tutta, ha portato il Santa Maria in eccellenza, però il presidente, l'abbiamo sentito pochissimi minuti fa, ci diceva che forse è una stagione irripetibile, che si tratta di promozione, che si tratta di eccellenza. L'anno prossimo lei ci sta parlando di una salvezza tranquilla, però il presidente parlava di un progetto e di un Santa Maria che non si pone limiti, ma Santa Maria della Carità potrebbe giocare il ruolo di miravacante nel prossimo campionato? Dico sempre che bisogna volare basso, fare questi voli così sono pericolosissimi. Dico sempre fare una salvezza tranquilla. Per quanto riguarda il mister, ha fatto un ottimo ciclo, vincente a Santa Maria della Carità, prima la salvezza, poi puntando i playoff e poi dopo vincere il campionato. Però a volte i cicli vanno conclusi in un certo modo. Le idee sono leggermente diverse dalla società di mister Durazzo, quindi io lo ringrazio pubblicamente, oltre ad essere un bravo allenatore è anche un mio amico, quindi è stato duro fare questa scelta, ma era doveroso nei suoi confronti anticipare già, diciamo, che le nostre vie andavano in direzioni diverse. Direttore, quest'anno durante la stagione io tra i corridoi, no, ho sentito che più volte è stato sui campi di eccellenza e ha visionato molto bene sia il girone A, il girone B. Facciamo i complimenti all'Ischia che è stata promossa in Serie D, al San Marzano che è stato promosso con una cavalcata forse quasi alla nostra pari, con una categoria di differenza. Che idea si è fatto dell'eccellenza e secondo lei qual è l'aspetto, se può trovare un aspetto, dice, da dire, il Santa Maria della Carità per fare il campionato di eccellenza l'anno prossimo dovrà partire da questo? Sì, effettivamente seguo l'eccellenza già da molto tempo e negli ultimi anni posso sicuramente dire che
qualche società sta esagerando nel budget, diciamo, annuale, stanno portando il calcio dilettantistico a livello professionista come costi. Questo non deve succedere qua a Santa Maria della Carità. Non dobbiamo fare un anno e poi andare via, dobbiamo proseguire. Abbiamo un progetto che è suddiviso in vari anni. Calcio a Santa Maria della Carità non deve morire, anzi, deve sempre migliorarsi. E l'unico modo che io conosco per poter proseguire sempre in questo progetto è di andare sempre, volare sempre bassi. Non sperperare le risorse che sono fondamentali per il salto di categoria. No. Stiamo là, metteremo le basi per un eventuale anni a venire, il salto, per programmare il salto in D. Posso solo dire che il prossimo anno faremo una squadra giovane, una squadra mista, una squadra forte, forte dal punto di vista organizzativo, come noi siamo abituati a lavorare, però non diamo, non, il presidente dice non mettiamo limiti, io il limite lo metto, dico solo dobbiamo fare un ottimo campionato, però lavorare, lavorare in serenità, non mettere pressione ai ragazzi. Il nostro scopo l'anno prossimo sarà quello, e lo ripeto ulteriormente, di fare una salvezza tranquilla, poi dopo. Poi l'appetito viene mangiando e quindi non si sa mai. Direttore, la ringrazio e speriamo di sentirci il prima possibile, perché anche io personalmente sono in trepida attesa per quello che verrà per la prossima stagione Eccellenza. Da domani smetto di fare il direttore da campo e inizio il mio percorso di direttore per fare il calciomercato. Dilettante, diciamo calciomercato, cercare di allestire nel migliore dei modi questa squadra, cercando di sbagliare il meno possibile perché ci sono gli errori. Anche quest'anno è stato fatto qualche errore, però alla fine siamo sempre riusciti ad aggiustare il tiro. Che dire, Edoardo? Probabilmente sarai il primo ad avere la notizia del nuovo allenatore e eventualmente dopo il 30 giugno, man mano ufficializzeremo i nuovi acquisti. Consentimi di ringraziare un po' tutta la città di Santa Maria della Carità, il merito è tutto della città, vince la città, non vince De Simone o Doriano, il calcio a Santa Maria della Carità è dei Sammaritani, quindi dedico a loro questa vittoria, lo meritano, l'amministrazione comunale, a tutti quanti, ai collaboratori, a quelli che ci hanno dato la mano. Che dire? Aspettiamo i prossimi aggiornamenti per poter, diciamo, rivederci sempre con serenità e con la voglia di portare il nome di Santa Maria della Carità sempre più in alto.